1 Daffy Duck, 2 Dandelion, 4 Dora Clemar, 5 Dakota SSM, 6 Deborah Grad, 7 Desdemona Rab. In seconda fila 8 Damita di Venere, 9 Desert Storm Firm, 10 Dea Daniel, 11 Don't Explain, 12 Dama d'Amore SM, 13 Desert Storm, 14 Daisy Rab. Quarta corsa di Palermo, femmine di 3 anni sul doppio chilometro, mai non vincitrici di 10.000 euro in carriera. Di galoppo Dea Daniel in fase di allenamento, sbaglia anche la favorita Daffy Duck ed al comando va Dakota SSM. Di galoppo numero 4 squalificato. Deborah Grad, nonché Dora Clemar, numero 6 squalificato. Davvero c'è un'ecatombe di errore fra l'altro anche con cavalle molte attese come Dora Clemar e Daffy Duck, che comunque si è ripresa ed è in coda al gruppo. E dunque in avanti sfila numero 12 squalificato nei confronti della condiscendente Dakota SSM, mentre sbaglia e viene squalificata anche Dama d'Amore SSM al tabellone, come detto anche Dora Clemar e Deborah Grad. Cavalle che stanno percorrendo la retta di fronte, primi 400 metri in 39, quindi andatura soltanto discreta, con i cavalli che adesso vanno ad affrontare la curva delle Scuderie, 600 metri da 1, 17 e mezzo, 46 e 4 il parziale, con Daffy Duck che adesso ha preso la linea esterna per provare a recuperare, mentre in avanti c'è Dandelion che precede Dakota SSM e Desert Storm Firm. Ecco Daffy Duck che prova a risalire il gruppo, 15-9 questo parziale, quindi si continua ad andare abbastanza tranquillamente con Dandelion al comando. Anticipa Desert Storm l'avanzata di Daffy Duck, primo chilometro 1:17.6, allora deve un po' prendere in mano Gasparello Verde, preferisce ritirarsi nella scia di Desert Storm Firm, che comunque resta scoperto, mentre in avanti Dandelion stampa un 14-9 per questi 200 metri. Dandelion, che lo ricordo, viene da un periodo molto negativo, 7 rotture nelle ultime 7 uscite. In avanti Dandelion con Giuseppe Vitale, a seguire Dakota SSM con Alessio Di Chiara. Desert Storm resta lì a mezzo cavallo, come suol dirsi, dal 5 per linea interna. È filtrato Daisy Rab con Francesco Polo Conticelli, che infila all'interno anche il Dakota SSM, che ha spostato all'esterno, mentre adesso è in corda Daffy Duck. Miglio in 2-3-2 da 1:17, quindi andatura tutto sommato discreta, con Dandelion in avanti che viene sottomessa in questo momento da Dakota SSM. Alessio Di Chiara sposta Daisy Rab, sarebbe una grossissima sorpresa. Prova andare all'attacco Daisy Rab, che fra l'altro non ha mai vinto in carriera, e arriva il primo successo in carriera, davvero inatteso per Daisy Rab, che viene a vincere su Dakota e Daffy Duck alla media di 1:17.2 sul doppio chilometro. Beh, veramente le corse al trotto possono riservare qualsiasi tipo di sorpresa. Daisy Rab 53:17 la quota al totalizzatore, 66 contro 1 la quota fissa, davvero una vittoria inattendibile. Francesco Paolo Conticelli in serie oro, il training del medesimo Francesco Paolo Conticelli. Dakota SSM sembrava potersela fare, ma ha trovato un'avversaria in vena di prodezze. Buona terza dopo errore Daffy Duck, che deve rimandare ancora una volta il successo con la prima vittoria, e le sue rotture evidentemente la penalizzano complessivamente davvero tanto. Dunque 14-5-1 l'ordine d'arrivo da confermare della quarta corsa di Palermo.